Nuovo arrivo in Toscana di una nave con a bordo migranti, 95. Le persone attese a Marina di Carrara sbarcheranno dall'Ocean Viking tra domenica e lunedì. Ilaria Esposito. Ancora una volta a mettersi in moto sarà la macchina dell'accoglienza destinata innanzitutto ai minori. Sono 38 quelli a bordo della nave della ONG SOS Mediterranei in arrivo a Carrara, 5 soltanto, a quanto risulta, accompagnati da un adulto. 15 le donne, la Ocean Viking ha soccorso poco meno di 100 persone al largo della Libia e ora, come stabilito dal Viminale, l'imbarcazione sta facendo rotta verso Marina di Carrara. Le condizioni del mare, non ottimali, potrebbero far slittare di diverse ore l'arrivo previsto per domenica pomeriggio. A terra sono momenti di lavoro intenso. La prefettura coordina le operazioni, la regione ha individuato la struttura di Carrara Fiere come primo punto di transito delle persone. La protezione civile lavora all'allestimento. Dopo un primo screening sanitario in porto, nel polo fieristico, una volta destinato alla campagna di vaccinazione anti-Covid, ne sarà eseguito un secondo. Intanto l'equipaggio è in contatto con governo e autorità sanitarie per dare gli aggiornamenti sullo stato di salute dei migranti in arrivo. Secondo quanto riportato dalla sindaca di Carrara, Simona Righi, i minori saranno subito destinati alle strutture di accoglienza apposite, come accade in questi casi. La permanenza delle altre persone a Carrara sarà breve, quanto prima verranno destinate ai centri che indicherà il Ministero.